questa sera sono emozionato. Abbiate pazienza, ma anch'io mi emoziono. E sapete perché mi emoziono? Mi emoziono per vedere le vostre facce sorridenti! Perché in questo paese non si vede più la gente col sorriso sulle labbra! Sono tutti incazzati! Guardano tutti storto! E qui invece la cosa che mi ha colpito di più, in vero stile nota, è il senso di amicizia, il senso di fratellanza, il senso di simpatia, di cortesia che ha pervaso tutti, il senso di simpatia che ci hanno dato questi grandi artisti che sono venuti gratis in un paese. Dove solo più il denaro ha senso. Ebbene, noi qui in questi giorni riusciamo a dimostrare che il denaro non ci interessa, che vivere si può vivere gratis, che ci si può voler bene, che si condivide tutto. Dal bicchiere di birra, al bicchiere di vino, al panino, al resto. Un bar, dici tu che lo possiamo iniziare a farci. Questo è il mondo migliore, il mondo diverso, quello che noi sogniamo e quello che noi vogliamo. Ed è per questo che siamo contro lo spreco di risorse per fare le grandi opere inutili e imposte. Non si può continuare su questa strada! Avete sentito cosa hanno detto i giornali e le televisioni in questi giorni? Hanno detto che in Francia hanno iniziato il grande buco! Lo sapete quanto dura quell'appalto per 9 chilometri di una sola canna? 10 anni! Questi stanno